Ciao ragazzi, buon lavoro anche a voi. E presso appunto la piazza principale sotto il municipio. Ringraziando tutti per la collaborazione, vi auguriamo buon divertimento e buon carnevale a tutti quanti voi. Ancora buio! Allora, ho fatto tutto. Comunque niente, adesso vado via di casa. Pepe, cosa fai lì? Mi vesto, metto la giacca e me ne vado. Devo tornare un attimo in bagno. Rieccomi dopo pranzo! C'è Pippo di fuori. Ehi, Pipito, cosa fai lì? Picci, Bubi. Oh, bello, Bubi. Bubi, guarda come sei bello, guarda Bubi. Si arrabbia. No, allora devo pulire casa, quindi Pippo ha sentito l'aspirapolvere, è andato fuori e l'ho anche chiuso fuori. Adesso però, prima di pulire, vado a fare il letto. E qua c'ho una giacca che devo mettere, appendere da qualche parte, la appendo qua. Nel caos di cose appese. Volevo fare delle pulizie abbastanza decenti, però non volevo stare ore e ore a pulire. Vedo cosa riesco a fare. Che inquadratura. Ore 17:20 qualcosa. Ho finito di pulire casa. Adesso. Cioè adesso. Sì, ho finito di lavare i piatti adesso. E erano quelli anche di ieri. Sì, c'era roba anche di ieri. Sì, certo. E quindi ho finito adesso. Devo solo lavarmi me. Preparare la cena, solite cose. Ho messo anche lo smalto l'altro giorno, chiaramente si è già rovinato perché è smalto normale. Questo qua è quello del Lidl, però con questa luce non si capisce niente, è un corallo, mettiamo così, dai. È bello, mi piace molto questo colore, solo che sta bene su mani curate, le mie non sono proprio curatissime. Devo fare di nuovo tutto il lavoro delle cuticole, cioè, ci ho perso la pazienza io a star dietro alle cuticole. Adesso voglio mettervi online un video. Comunque, punto. Adesso sto preparando la descrizione, quelle cose, solite cose che si fanno. E sì, forse lo metterò mercoledì, poi venerdì e poi si ritorna lunedì. Non so, ci penso. Non ci credo. Adesso vi faccio vedere che cosa c'è davanti a me. Amore! Comunque oggi è l'11 febbraio. Sono qua con Dash. Dove sei, Dash? Dietro. Dash! 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 Allora? Ci degni di qualche sguardo? Eh? Ci degni di qualche sguardo? Relaxa il sole. Sì, sì, bella, sì. Eh? Ecco, pericolosa lei, mi vuole fare cara, però ha le unghie, quindi tanto cara, insomma. Ma sì, amore, è una dolcezza. Oh Silvio, Dash, mi vuoi tanto bene, Dakis, Dax, Silvano! E qui c'è anche Alfa. Siamo qua tutti insieme. Tutti, tre. C'era anche Leonissa. No, Dash è la coda di Silvano. Lo sapete ormai. Cosa fa? Ecco, ci siamo appollaiate. E niente, dai, ci godiamo il sole. Solo che c'è
vento oggi. Sì, oggi è ventilato e ho visto che ha fatto danni questo vento, ma qui non dovrebbe arrivare quello forte, 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 forte. Ma ciao, buon pomeriggio, oggi è il 12 e stiamo viaggiando in quel del Friuli Venezia Giulia. E se fosse stato Giulio, scusate. No, ma adesso vi pongo a voi questa cosa, che perché Lucia si dice Lucia e Lucio si dice Lucio? Cioè, non si può dire Lucio e Lucia, non si può dire Lucia? Cioè, questa cosa mi è venuta in mente l'altro giorno. Cioè, perché si dice Lucio e non Lucio? E perché si dice Lucia e non Lucia? Non è vero? Non è vero? No, ma sono serio, eh? Bevi di nascosto, scusatela, va bene? Io non bevo di nascosto. Ho bevuto il cappuccino al bar. Ti ha fatto male? 24 ore là. Mi ha fatto malissimo. Niente, stiamo andando in direzione di un centro commerciale. Arriveremo a casa tardissimo, ma non importa. Tanto domani non dobbiamo... Tra 600 metri alla rotonda prendi la terza uscita e prendi strada regionale 251. Capito? Avete capito? Ha parlato. Siamo ad Aviano. E quindi, niente, andiamo appunto a questo centro commerciale dove hanno passato il Pordenone. Ebbene, siamo arrivati. Qua c'è un po' di tutto, emisfero, scarpe. Arca Planet, Unieuro, Calliope, H&M, poi cosa c'è anche? Lupin, birrificio, e poi la via invece c'è il McDonald's, c'è il Decathlon, boh, ce ne saranno tanti altri di negozi, eh sì. C'è il palo. Stavo per prendere il palo, quello. Vedi che qua ce n'è un altro di palo. È a posto. Vabbè. Qua, guardate qua, che bontà. Guardate qua, ci sono i Pongo e questi. Io adesso mi prendo un pacchettino. 99 cent. Adoro questi scaffali. Cioè, non ho mai visto le confezioni così grandi di brodo. 9 euro. Sono enormi, da un chilo. Insomma, questo emisfero è più grande di quello di Belluno, decisamente, c'è troppa scelta. Io non so scegliere quando c'è così tanta roba. Guardate solo di acqua quanta roba c'è. Wow, quanta carta igienica. Quanti sono? 24 rotoli. Wow, ce n'è troppa. Quella mia? Ah, è là. Va bene, ciao. Ciao, 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 ciao. Guardate quanta carta igienica! No, questa è carta da cucina. E tovaglioli, tovaglioli. Vabbè, dai, andiamo alla cassa, sennò qua ci perdiamo. Io qua starei una giornata intera in questo emisfero. Dove andiamo? Andiamo alla via un attimo. A fare che cosa qua via? Vedere. A vedere, va bene. Buonasera. Parlo piano perché Franza è già a letto. Sto togliendo lo smalto. Tolgo lo smalto perché è assai disastrato e le unghie anche sono parecchio disastrate. Quindi è ora di toglierlo. E semmai domani mattina mi sistemo le unghie. Le accorcio magari un attimino. Ho spostato tutto il tappeto. Ieri ho fatto pulizia di casa. Ho cambiato anche i tappeti, ho lavato, no, l'altro ieri, scusate, e ho cambiato proprio i tappeti, li ho già lavati in lavatrice, sia quelli qua del bagno, sia quelli di là, quelli in all'entrata, diciamo, di casa. Mi sa che devo prendere un altro coso perché è pieno, non tira via più niente, ma lo uso al contrario. Siamo stati appunto in quel centro commerciale oggi. E io ci tornerei, detto sinceramente, perché l'abbiamo visto molto di fretta. Abbiamo visto veramente tanto, tanto di fretta e siamo andati dentro l'emisfero. Vi ho fatto vedere qualcosina. C'è molta più scelta lì rispetto all'emisfero di Belluno, ma anche l'emisfero
Ce n'è uno all'uscita dell'autostrada, l'uscita di Conegliano? No, Conegliano no. Ma insomma, ce n'è uno vicino all'uscita dell'autostrada e anche quello è grande, anche quello ha tanta scelta. Però questo qua secondo me è ancora più grande come emisfero. Sono andata anche da H&M e ho visto delle maglie molto carine, maglioncini diciamo, belli. Poi c'è tutta la sezione sconti, da noi non c'è H&M, qui non c'è vicino casa, e ho visto delle cose carine. Mi è piaciuto anche perché come centro commerciale era semideserto praticamente e noi siamo abituati ad andare e trovare tantissima gente nei centri commerciali, invece forse perché oggi è mercoledì e era bello vuoto, bellissimo, si poteva guardare la roba tranquillamente senza gente di qua, di là, di su, di giù, molto bello. Comunque adesso vado di là perché sto scaldando l'acqua per la borsa dell'acqua calda e niente, adesso mi lavo i denti, mi cambio, vado a nanna, quindi noi ci aggiorniamo penso domani. Ciao.